tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, mi preparo con voi. Come vedete sono struccata, sono sconvolta. Ieri ho fatto anche le ore piccole, quindi sono abbastanza un disastro questa mattina. Comunque, niente, volevo fare un video, mi preparo con voi perché avevo un po' di tempo e volevo fare due chiacchiere con voi e mostrarvi qualche prodottino nuovo che ho acquistato. Gli ultimi prodotti Essence che vi ho mostrato nell'ultimo video haul. Quindi approfitto anche per fare due chiacchiere, chiedervi dei consigli, insomma, ne approfitto. Iniziamo applicando il correttore di MAC, lo Studio Finish NW25, il mio. Questo qui è molto buono per coprire soprattutto gli occhiali e anche i brufoletti. Questo qui è un po' più aranciato e va benissimo per le occhiaie. Come vedete a me è abbastanza scavato. Infatti sta arrivando al fondo, a breve arriverà al termine anche lui. Però devo dire che è un ottimo correttore. Non va bene, io d'estate lo utilizzo o meno perché avendo un po' il contorno occhio un po' più secco non è il massimo come correttore, perché va nelle pieghe, cioè, insomma, mostra i segni di espressione, insomma non è il massimo, però quando ho il contorno occhio abbastanza idratato va più che bene. Però va benissimo anche per i brufoletti, è molto molto buono, è di una qualità molto alta. Vado a coprire anche qualche rossore, qualche brufoletto, anche se la colorazione è un po' più scura, ma non importa, anche perché ci passerò su il fondotinta, quindi va bene uguale. Copro qualche rossore, qualche brufoletto di troppo che mi è nato. Comunque, volevo dei consigli da voi. Perché innanzitutto applico il fondotinta di L'Oreal, l'infallibile 24 ore, che come sapete è il mio fondotinta preferito degli ultimi tempi. Io lo trovo davvero fantastico. Dicevo, avrei bisogno di alcuni consigli da parte vostra, perché vorrei nel periodo di Natale, quindi diciamo, sì, non dico dal primo di dicembre, insomma durante il periodo natalizio, fare molti più video in più. Io adesso in genere faccio un video a settimana, non ho il giorno preciso di pubblicazione, cioè non lo pubblico in un giorno determinato, ecco, quando mi capita lo pubblico, però su per due è sempre un video a settimana. Volevo dei consigli da voi, volevo durante il periodo dell'avvento, magari non so, non dico tutti e 24 giorni, dal 1 dicembre al 24 dicembre, fare ogni video. Però avrei voluto, cioè mi piacerebbe fare i video, molti video in più, proprio perché è il periodo di Natale, magari molti saranno anche, molte che vanno a scuola avranno anche meno impegni, quindi non so, volevo fare questa cosa qui. Poi ci applico il correttore sempre di Essence, questo qui, il Get Picture Ready, che vi ho fatto vedere anche nell'haul, che è un correttore che non so ancora se mi piace o meno, che ha questa spugnetta simil Maybelline. Dicevo, sì, se avete dei video che vi piacerebbe vedere, io non volevo fare solo dei video inerenti al Natale, cioè dei video che... c'è più video possibile, ho delle idee, però chiaramente 24 video in un solo mese sono parecchi, cioè significa stare ogni giorno a fare un video, anche io parlo anche di tempo che è difficile gestire per quanto mi riguarda. Io mi impegnerò, non vi garantisco di pubblicare un video ogni giorno perché sarebbe un'impresa quasi impossibile per me, però mi impegnerò a pubblicare quei due o tre video a settimana durante il periodo di Natale, che possono essere video inerenti al Natale, video, non lo so, video review, video haul, qualsiasi tipo di video. Cioè un modo per tenervi in compagnia. Se poi riesco a mantenere questa linea a tempo indeterminato, ancora meglio. Anche perché con il lavoro è abbastanza difficile. Poi ci applico questa cipria che è un po' sporca, questa cipria di Kiko, per fissare un po' il tutto. Come vedete la sto anche terminando, come avevo promesso, sono stata di parola perché devo assolutamente terminarla prima di comprarmi, anche se a giorni, se non oggi, devo comprare la cipria di NYX che io adoro, cioè che adoro, di cui ho sentito parlare, l'ho provata una sola volta da una mia amica, quella in polvere bianca, in polvere libera. Però questa qui è quasi giunta al termine, quindi penso che sia arrivato anche il momento di acquistarne una nuova.
volevo chiedervi, avrei anche, vorrei più che altro acquistare una fazzole sopracciglia con la matita di Catrice. Vorrei fare un ordine da ColourPop, dato che sono tutte impazzite per queste tinte di ColourPop, insomma, le vedo ovunque e dovunque. Ce le hanno, cioè, se sei una YouTuber e non hai le tinte di ColourPop, non sei nessuno, come direbbe Federica e Michela. Quindi niente, io vorrei acquistare queste tinte, vorrei dei consigli da voi, nel senso io mi sono informata, ho visto un po' di colorazioni, ho visto un po' di swatch, so già più o meno quali voglio. Non mi vedrete mai con le colorazioni strane, pazze, tipo i verdi, i blu, io non sono quel genere di, cioè non sono per quel genere di colori. Non uscirei mai con una tinta blu sulle labbra. È una cosa mia, non giudico, nel senso a me non, cioè io non mi ci vedo, ecco, non mi sentirei a mio agio. Io penso che è giusto che io mi senta a mio agio con quello che piace a me, non solo perché va di moda, io la penso così. C'è gente che acquistano bene, che apprezzo, però insomma io non riesco proprio a sentirmi a mio agio. Anche se ho visto un colore molto bello che mi ha incuriosita parecchio, che era una specie di grigio malva molto 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 bello. Ecco, quello lì lo comprerei. Non so se lo, cioè bisogna vedere insomma come mi sta, perché se dovessi, non so, sentirmi a disagio, ecco, non la metterei, però per la mia collezione la comprerei. Poi comunque è un colore che quest'anno va tantissimo, ma è comunque abbastanza discreto, nel senso è un colore un po' più particolare, perché colori come grigi non, di certo non sono consueti, ecco. Però è una colorazione che mi è saltata all'occhio, ho detto ah, caspita, perché avendo anche del malva è meno anomalo come colore, diciamo così, cioè, rispetto ai blu, ai verdi, a tutti quei colori strani e pazzi. E quindi questo. In realtà avrei un sacco di cose da comprare, io infatti non so, però comunque per quanto riguarda ColourPop, se avete delle colorazioni che vi piacciono, che voi avete provato e che con cui vi siete trovate molto bene, ditemelo, perché a me piacerebbe, insomma, ne vorrei comprare diverse. Applico la terra e utilizzo questo fondotinta in polvere di Deborah, che io utilizzo come terra perché è abbastanza scura, ed è questa qui. Con il pennello di Real Techniques, questo qui ideale per il contouring, lo utilizzo soprattutto per gli zigomi. Quindi se avete delle tinte che vi sono particolarmente piaciute, perché ho sentito dei pareri abbastanza contrastanti, nel senso che ad alcune sono piaciute molto, ad altre poco, oppure per quello che ho capito dipende molto dal tipo di colorazione, cioè dipende molto dalla colorazione e dal finish del prodotto. Io vorrei provare sia i matte che ci sono anche i satin, cose del genere. Poi per la fronte utilizzo questo pennello qui. Quindi diciamo che dovrebbe essere molto soggettivo, però comunque generalmente ne ho sentito parlare benissimo e quindi devo assolutamente provarle, assolutamente. Poi volevo chiedervi se avete in mente, se vi piacciono dei video tag, vi piacerebbe insomma che facessi dei video tag magari che io non conosco, perché a me piace fare video tag, se avete dei video tag carini, non solo sempre per quanto riguarda il periodo di Natale, non solo sul Natale ma in generale, se avete dei video tag da consigliarmi, scrivetemelo perché insomma a me fa piacere, ecco. Io cerco sempre di, ecco, come dire, accontentarvi e cercare di, insomma, fare video che a voi possano piacere. Applico questo blush di Essence, sempre della nuova collezione, ed è un blush, un satin touch, e il mio numero 20, Satin Love, che è questo colore caldo, rosa biscotto, molto molto bello, anche se più applicato, ha un effetto, cioè si vede che c'è del rosa all'interno. È meno caldo rispetto a quello che si vede nella cialda, secondo me. Passando agli occhi, non ho intenzione di fare un trucco chissà quanto impegnativo, anzi, faccio un trucco abbastanza tranquillo e leggero, perché non ho da fare chissà che. Applico la base di MAC, il Painterly, che è la mia base preferita
per ombretto, come sapete, ve l'ho detto diverse volte, l'unica base che possiedo ed è l'unica base che mi piace, perché io non faccio sempre trucchi occhi chissà quanto particolari, anzi, tendenzialmente, che ho qui, tendenzialmente faccio sempre trucchi molto 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 semplici, mai mi vedrete con dei trucchi, cioè, o meglio, sì, li faccio, però sul canale mi capita di girare video quando non sono, quando sono più libera, quando insomma sono abbastanza truccata, cioè sul canale mi vedete sempre truccata più o meno nello stesso modo, perché non mi metto davanti alla telecamera preparandomi prima, truccandomi prima, perché insomma, quando ho 5 minuti di tempo, se devo anche stare a truccarmi, a fare trucchi stranissimi, trucchi più particolari, insomma, perdo tempo e addio e ciaone, cioè non è quello il senso. Prendo la Naked Basics 2 e dalla palette applico questo colore qui, che è il secondo più chiaro, a partire appunto dal più chiaro, che è il secondo, ed è Stark, questo qui, che è un colore avorio. Avorio opaco, invece quello di accanto è leggermente più glit, più shimmer, che è l'unico shimmer della palette. E lo applico su tutta la palpebra. Per quanto riguarda sempre gli acquisti pazzi che vorrei fare, che sono tanti gli acquisti che vorrei fare ultimamente, ho visto anche diverse collezioni nuove che sono uscite. Oddio, vorrei davvero tutto, tutto, tutto. Dopodiché, dalla palette di The Balm, che non vi ho mai mostrato, la Meet Matte Nude, prendo il colore Matte Garcia, anzi no, Matte Rosen, che è questo marrone caldo, questo che vedete qui, e lo applico con un pennello nella piega dell'occhio. Dare un po' di tridimensionalità allo sguardo. Quindi sì, vorrei davvero un sacco di cose. Ho visto anche le nuove pastello di neve, che sono molto belle, tendenti, che sono, diciamo, ispirate alle dive di Hollywood. Non ricordo come si chiama la collezione, però sono dei rossi molto molto particolari, molto belli, e quindi la comprerei volentieri, cioè qualche pastello la comprerei. Ho da comprare anche diverse cose di NYX, tipo la cipria, come vi ho detto, le tinte di lingerie, insomma, io vorrei tutto di tutto davvero. Vorrei davvero tutto e mi conosco. Dopo aver applicato questo ombretto qui, sempre dalla palette di... Dov'è? Ecco. Sempre dalla palette di La Naked 2, prendo il colore Primal, che è il penultimo colore, che è questo marrone abbastanza freddo, e vado solo nell'angolo dell'occhio. Solo nell'angolo dell'occhio e fino, diciamo, a metà della piega, ma non tantissimo, giusto per intensificare l'angolo. Stessa cosa sull'altro occhio. Ok, poi passo all'eyeliner, e come sempre io applico l'eyeliner di Kiko, questo qui in gel, con il suo pennello, che adesso non trovo, eccolo, l'ho trovato, quindi il mio adorato eyeliner in gel di Kiko, che io adoro, che è giunto al termine, come vedete si vede il fondo, e con cui mi sono trovata davvero molto molto bene. È quasi leggermente secco, si è un po' seccato, però ce l'ho da un po' di tempo e lo utilizzo davvero tanto, lo apro di continuo, quindi prende aria, inevitabilmente si è seccato, era anche ovvio, però fino ad ora tra i miei preferiti come eyeliner in gel, che è poi l'unico tipo di eyeliner che io
utilizzo, sì, anche quelli appena li utilizzo, ma devo dire che ho sempre delle delusioni da quelli liner fatti in penna, perché si asciugano subito, anzi non scrivono quasi mai dopo un po', e quindi non mi fanno impazzire. Così qui invece li trovo. Mi piace di più anche l'effetto, più facili da applicare e insomma tutto, un po' tutto. Questi, magari quello l'eyeliner in gel dura dai 4 mesi, anche 5, mentre quello a penna vi dura un mese, due, dopo un po' non scrive più. Ah, devo recensirvi il nuovo fondotinta di Essence, quello della linea Get Picture Ready che vi ho fatto vedere nell'haul. Vi farò un video recensione, un disastro. Io non so come facciano a recensire quel prodotto in maniera positiva. Vabbè, ho visto delle recensioni molto negative. Io mi associo a quella linea di pensiero perché, non so, è un fondotinta per quanto mi riguarda pessimo, davvero pessimo. Non so, poi è soggettivo chiaramente, però applico il mascara di Deborah, il Surprise. Di questo qui vi ho fatto anche il video recensione, vi ho fatto il video apposito dove vi parlo bene del prodotto, vi faccio vedere anche l'applicazione, l'effetto finale da vicino, insomma, se vi interessa, è uno degli ultimi video che ho girato, sì, tra gli ultimi, se vi interessa, insomma, dateci un po' un'occhiata e vedete un po', fatemi sapere che ne pensate. Vi ripeto, mi raccomando, ditemi che video volete vedere, che ne so, anche dei video ask, io magari scrivetemi le domande, non lo so, anche su Instagram, se non mi seguite su Instagram, sono rosellina88 su Instagram, insomma, vorrei che ci fosse più interazione tra di noi, perché noto che sì, ci sono dei commenti, ma non tantissimi, quindi non riesco a capire quali video potrebbe piacervi, che tipologia di video vi piace, insomma. Per questo vi chiedo, vorrei che voi mi diceste un po' quello che vi piacerebbe vedere. Comunque, questo mascara è davvero molto bello. A me piace davvero tanto. Ok. Ed infine, sempre dei prodotti nuovi che vi ho fatto vedere, di cui vi ho parlato, applico un rossetto di Essence, il numero 02 della linea Matte Matte Matte. Questi rossetti sono fantastici, acquistateli, se potete acquistateli tutti perché secondo me ne vale davvero la pena. Questo qui, lo 02, lo utilizzo tutti i giorni. È fantastico. Di certo non sono dei rossetti di MAC, ovvio, non hanno la stessa durata, però costano davvero pochissimo e hanno un bellissimo effetto. Devo dire che durano, non se mangiate chissà quanto o se lo tenete ore e ore. Però per essere un rossetto di Essence, devo dire che hanno fatto un grandissimo salto di qualità, fantastici. Poi se volete vi faccio una recensione sui rossetti perché ne comprerò altri, ora ne ho solo due, cercherò di fare una recensione più completa quando ne avrò più di uno e anzi più di due, se volete. Nulla, questo qui è il mio piccolo video, mi preparo con voi, spero di avervi fatto compagnia, mi raccomando, ditemi voi quello che vi piacerebbe vedere, interagiamo un po' di più. Insomma, fatemi sapere che ne pensate dei video di Natale, se vi piacerebbe vedere più video inerenti al Natale, non solo. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!